l'ultimo ricordo che ho del paese è una caduta dalle scale di Paschina. Avevo 7 anni. Ora sono nella stessa piazza, dopo 50 anni. Seduto ad una panchina ci sono quei vecchietti che mi guardano. Uno di loro mi indica e dice: chi è quello seduto in tavola? Mi sono sentito straniero nella terra dove sono nato. Poi mi sono alzato portando sulle gambe la storia del mio nonno e nel cuore la mia, che è cominciata un giorno di novembre del 1959, quando i miei genitori decisero di emigrare in America, la lontana America. Sempre che te pregunto che come, quando e dove, tu sempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Ci metteva la nave per arrivare in America? Qualcuno lo sa? 20 giorni. Un mese e mezzo. L'hai detto tu, io da lì. No, un mese e 7 giorni. E arrivamo al porto di Valparaiso. Ho fatto di tutto, dal disegnatore al venditore porta a porta, vendendo bottoni e filo nel centro storico di Quito. Non mi pento di nulla di quello che ho fatto e che ancora ho intenzione di fare, perché sarà sempre e solo a modo mio. Arriva uno che ti fa da faro per tutta la vita. Che se chiede l'infinito si ne intrega, e che pierde la sua immensità, per il nero è un soco che non muera, e il canela del pienso che ne vuoi. Grazie, grazie. Gli anni di scuola passarono sereni e arrivò il tempo di scegliere la università. E per far piacere a mio padre iniziai la facoltà di ingegneria meccanica. In Cile, in quel tempo, erano tempi brutti. Mancavano i beni di prima necessità, come il pane, la carne, il caffè, lo zucchero e anche la carta igienica, perché andare ha senso solo se ritorni.
il desiderio di trovare una vita migliore era affidato a molti giorni di mare. Il mio desiderio di tornare è durato soltanto un volo. Diceva Violeta Parra, una cantautore cilena, voglio ringraziare la vita. Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Bravo! Voglio dedicare questo concerto a due persone che sono nel cielo. Papà e mamma. E ai miei tre figli, Gianfranco, Stefania e Giannina. Grazie. Grazie.